male, 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 male. Punto che sta quasi di sconfitta. 2-2 contro il Lecce in casa, che era avanti 2-0. Preoccupa tantissimo l'atteggiamento nel secondo tempo, perché secondo me più giocato fisico è proprio mentale, si è sceso in campo molle nel secondo tempo contro una squadra vera, una squadra che ha giocato fino in fondo come esattamente ha fatto contro la Lazio. Tu lezioso, supponente, presuntuoso, molto leggero in campo, e hai meritato di pareggiare, perché con questo atteggiamento non vai da nessuna parte. Si è spento Arthur, si è spenta la Fiorentina, ma tante prestazioni dei singoli oggi non mi sono piaciute, perché no, a Firenze si descrive il mercato come se fosse perfetto, impeccabile, un mercato eccezionale. In porta per ora non hai spostato di una virgola, e Christensen stasera non è colpa di Terracciano. Due tiri, due gol, Christensen non mi sembra abbia fatto questi miracoli, magari non ha tutti questi gol. In difesa si è peggiorato, hai dato via Igor e hai preso Mina, che è un ex giocatore, in questo momento neanche a disposizione. Stasera mi vengo di 50 così, soprattutto sul secondo gol, ma sul primo invece la leggerezza l'ha fatta Arthur, oggi un po' distratto, un po' preciso, sin dall'inizio ha perso due o tre palloni, di cui appunto quello sanguinoso che ha portato al gol del 2-1 che ripeto poi la partita. Il centrocampo pure così, soprattutto sui subentrati, malissimo, Mandragora male, Infantino che l'ha visto, Buonaventura irriconoscibile, parte sei attaccato a un 34-30, sei attaccato, hai giocato di un 34-30, perché se non gira lui anche lì si è sempre aggrappato a quello che fa Buonaventura, ed è inconcepibile questa fase del progetto. Ecco, poi a proposito, visto che Parisi ha fatto molto meglio di Biraghi, il problema era Biraghi, visto che stasera Parisi ci ha deliziato con una prestazione irrinunciabile. Insomma, abbiamo visto anche quante palloni ha messo in mezzo, visto che Biraghi corsa male, abbiamo visto invece Parisi quanto e come ha corsato questa sera e che contributo ha dato fattuale campo e buon Parisi. Centrocampo, Duncan ha pure giocato bene, il primo tempo si era inserito, però poi anche lì perde il pallone al centrocampo, un pallone anche banale da cui si scaturisce poi il gol del 2-2. L'attacco tra Beltrán e Zola, questo ha fatto il tiro in porta. Beltrán leggero, Zola stoppa un pallone con due piedi, Quamenta nel campo che lasciamo perdere il resto di Quamenta. Nico Gonzalez un po' meglio, però pure lì che lui ha sbagliato quella scelta il gol del 3-2, lo stesso Sottinti ha sbagliato un sacco di scelte, anche se ci mette brio però continua a sbagliare tantissime scelte. Lo stesso Nico Gonzalez che aveva cominciato bene e poi è andato a depensarsi pure lui insieme a tutta la squadra nel secondo tempo. Mi preoccupa tanto l'atteggiamento, che poi loro ti hanno preso l'inizio del centrocampo. Tu al centrocampo, quando non comandi la partita, quando non fai lo stesso palla, quando cedi il minimo il pallino all'avversario, al centrocampo ti vengono a prendere e tu sparisci. Ti manca anche qualcuno di muscoli del centrocampo, che era la Marabat di turno, che ancora tu non hai sostituito. L'attacco non si sa se si è migliorato rispetto all'anno scorso, questi due ancora bisogna vederli. Da Zola mi aspetto poco, Beltrán bisogna vedere, spera, però appunto una speranza. E anche il centrocampo poi senza Marabatta comunque andresti a peggiorare indubbiamente, o comunque a rimanere inalterato rispetto all'anno scorso. Io questo mercato da 8, 9, 10 e lode non lo vedo. Un mercato da 6 a essere buono,
macchina in questo momento, come ho detto l'altro giorno in live, peccato, andate a ritrovarmi. Boh, mi lascia basito l'atteggiamento e alcune sensazioni individuali. Queste sono partite che devi portare a casa, soprattutto con la Roma che ha perso, con la Juve che pareggia. Comunque sono partite che devi cominciare a mettere in cascina, poi metti punti, prendi fiducia, costruisci una tua classifica, metti le panze, invece così male, male. Fatemi sapere nei commenti se è stato un video, se è stato un canale, 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 se è st